migliorando, sta dando un'idea di sé ben precisa, sta dimostrando di essere una squadra ben precisa. Ci prova? Si trova un'identità, insomma, poi sta arrivando, sono passate 5 partite molto molto bene. Diciamo che il campionato vi ha aspettato per il momento. Il campionato è molto equilibrato, credo che lo sarà fino alla fine. E quindi aspetta un po' tutti quanti, perché squadre scarse non ce ne sono. E ne abbiamo pagato le conseguenze noi nelle prime partite, magari pensavamo di poter fare 20 punti per partita. È tornato il vero De Rossi, Daniele? Non lo so, io credo che io valuto sempre le prestazioni di squadra, credo che quando una squadra funziona anche i singoli si saltino un pochino di più. Io mi sento bene, mi sentivo bene anche l'altro anno. Sicuramente quest'anno sto facendo meglio, non è che lo scopro io, però non c'è da... Sempre proprio un leader questo. Io mi sento sempre uguale di anche con l'altro anno, con la piccola differenza che l'altro anno, quando le cose non andavano bene ero il primo a rimanerci male, ero il primo a fare autocritica, e l'autocritica mi ha portato a improntare la mia nuova stagione in un'altra maniera, ma non è che facessi chissà che cosa l'altro anno e che quest'anno insomma dormo chiuso dentro di qua. Faccio una vita molto normale e anche in merito dei miei compagni, se le mie prestazioni sono migliorate. L'entusiasmo dei tifosi lo avete sentito in campo? Io ho sentito entusiasmo e passione da parte dei tifosi oggi, ma preferisco ricordare quando col Cagliari abbiamo finito la partita perdendo 2-1 e tutto lo stato già pronto. Quella è la passione, l'entusiasmo dei tifosi, si dimostra anche queste cose. Insomma, i momenti che mi emozionano di più sono quelli, insomma, quando si perde loro.